Adesso nel circo stabile di Rostov, una delle più antiche città dell'Unione Sovietica, vero e proprio centro della cultura cosacca. Dal numero che stiamo per vedere
Sembrerebbe che anche sulle rive del Don gli spaghetti siano molto richiesti. Nando, questo è un numero di clown, però ho notato che nessuno di questi personaggi è dipinto, sembrano degli attori, non sono truccati da clown. Beh, è evidente che ogni nazione ha il suo tipo di comicità. In Russia il clown lo vedono così, ecco, deve far ridere, però non si trucca, non si mette il nasino finto. È un altro tipo di comicità. E poi in Russia c'è una grande tradizione di clown. Beh, ci sono stati dei grandi come Popov, come Karandash. Sì. Ci sono stati dei grandi clown e ce ne sono ancora tuttora. Però sai, il grande clown è come la mosca bianca, si trova raramente anche in Russia, Come si trova raramente in Europa, come si trova raramente in America. Ecco, far ridere è molto difficile. Penso che far ridere sia la cosa più difficile di tutto. Stanno facendo una brutta fine questi spaghetti, poco onorevole fine per i nostri spaghetti. Comunque sono famosi anche in Russia gli spaghetti, non solo a Napoli. Il cliente secondo me sta cominciando a innervosirsi. Quelli sono i primi acciacchi. Siamo tutti curiosi di vedere se riuscirà a mangiare gli spaghetti o se avrà qualche reazione strana. Eccola lì. E ha il coraggio di presentargli anche il conto. Questo signore non avrà mangiato molto bene, ma i clienti del circo hanno fatto una buffata di risate. Claudio, dai che ce la fai.
ricordo che questa disciplina è sicuramente una delle più difficili del circo. Bello questo esercizio, niente male davvero. Adesso fate molta attenzione perché Claudio dovrà fare un salto mortale ed arrivare in piedi sulla fune. E ce la fa! Claudio e Katia Zavatta.